Carissimi amici, in un anno da governatore ci sta un Natale e c'è una Pasqua, per cui dopo gli auguri natalizi, eccomi qua per gli auguri di buona Pasqua. Però il momento degli auguri è sempre un momento in cui si tirano le somme e si fanno alcune riflessioni. Siamo a 2 mesi dalla fine del mio mandato. Si sono fatte tantissime cose, io spero bene, spero in modo adeguato. Tutto è passato molto, molto velocemente. Però un ultimo sforzo va fatto proprio per questi ultimi 2 mesi, per gli ultimi programmi. Ieri, 19 aprile, abbiamo ricordato il compleanno del nostro fondatore Paul Harris, spedendo a tutti i presidenti dei club del nostro distretto il libro copione fatto proprio per una pièce teatrale che verrà tenuta la sera del 6 maggio al Teatro Manzoni in Roma. A metà maggio sarò in Sardegna per il premio San Arandaccio per la solidarietà sociale, in cui verrà premiata un'eccellenza rotariana e stanno già arrivando i curriculum da tutti quanti gli altri distretti, un'eccellenza rotariana che si è distinta appunto nel settore del sociale. Poi subito dopo sarò a Oristano per l'IDIR, l'Istituto di Formazione Rotariano. Beh, l'IDIR è un'occasione irrinunciabile proprio per poter capire, sia per i club sia per il distretto, per poter capire tutti insieme quali obiettivi abbiamo raggiunto e che cosa abbiamo, quali risultati abbiamo portato a casa in un anno, circa un anno. Però lo sforzo maggiore sicuramente, e abbiamo già cominciato a parlarne, sarà per il congresso di fine giugno, quello che si terrà a Roma il 22 e il 23 giugno, perché io spero di potervi dare, come è accaduto per l'Assemblea, 1 o 2 giorni in qualche maniera interessante sia per i contenuti sia per le scelte delle location. E quindi ce la sto mettendo tutta, fra qualche giorno riceverete il programma e le schede di adesione. Bene, io vi ho tolto 5 minuti, ma sono felice di avere questo mezzo per poter essere vicino a voi in questa occasione. Vi rinnovo i miei auguri di buona Pasqua, siate sereni, perché fare un buon associazionismo assolutamente dà serenità e completezza spirituale. Buona Pasqua con le vostre famiglie e soprattutto con le persone che amate di più.